Facciamo un appello. Interventi PIRCO, fondi FESR,
podcast di 800.000 euro. Questi 800.000 euro fanno riferimento alla conversione dell'ex mattatoio. Adeguamento energetico con l'asse municipale di 772.000 euro, lavori di valorizzazione turistico e creativa dei boschi per la pietra si passavano di 132.000 euro e manutenzione straordinaria per adeguamento al vincente del palazzetto dello sport di 313.000 euro per l'anno 2012. Per l'anno 2013 continua il programma di adeguamento sulle norme di sicurezza per le scuole, 150.000 euro per Alessandro Manzoni. Adeguamento norme di sicurezza per la scuola di Vito, San Girolamo e Luizzi, rispettivamente 140.000 euro, 120.000 euro e 220.000 euro, e adeguamento norme di sicurezza per palazzo municipale di 330.000 euro. Aria verde e relitti 205.000 euro, eliminazione barriere architettoniche di 170.000 euro, realizzazione porto 150.000 euro, arena di Quasano 260.000 euro, sistemazione da Maovest 1.700.000 euro, pozzi artesiani anche 180.000 euro, interventi qui con i fondi FAS 2.200.000 euro. Per l'anno 2014 invece è previsto il contratto di quartiere 2.200.000 euro più il centro socio-educativo di 3.100.000 euro e infine il pozzo artesiano molto del termine di 220.000 euro. Sono interventi? Sì, sono una cosa, per quanto non c'è la tecnica di cose, non c'è il problema di questo. No, è previsto un intervento generale, soprattutto nelle zone di cui mancano, perché abbiamo cominciato su una parte di ricerca per tutti gli non so se è notato, però non è tutta la comunità. Vabbè sì, ma questo l'abbiamo già concertato, qui ci siamo.
sono fermati perché forse non si è avuta una disponibilità economica. Se è disponibile ci prendiamo. Ma questo vuol dire che c'è una stessa di una disponibilità che non è una inferiore a quello che è previsto da questa. Ma se vuoi dare previsto di una certa zona si potrebbe fare. Vabbè, possiamo integrare un'altra cosa che si fa spesso e tempo. Nel piano strategico, per un finanziamento del piano strategico.
Possiamo votare? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2, 5, 5. Votiamo per la immediata eseguibilità, se no, immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? 5. Contributo di costruzione, allora articolo 16 del DPR 380/2001, contributo di costruzione, aggiornamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 21,1 della legge regionale 6/1979. Sì, sì, facendo seguito in conto con fatto locale, si è deciso proprio per ovviare difficoltà nel periodo economico e quindi delle difficoltà delle imprese locali, di ridurre la quota del fondo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione. Precisamente nelle zone B1, B2, B3, B S in Torino si è deciso di ridurre del 35%, mentre per quanto riguarda la zona Quasano, zona B4, le zone C3 e C4, quelle localizzate e urbanizzate, si è deciso di ridurre i contributi del 25%. Speriamo, insomma, che questo possa in qualche modo dare la possibilità di poter avviare le iniziative del caso a parte della Commissione. Interventi? Quindi non mettiamo, non rischiamo le cose che sono.
e poi signori, come dire, sapete che si parla di contributo, non è che tu paghi un euro di contributo che poi il comune o l'ente pubblico ti porta le strade, la fogna, la musica, è benissimo, è assurdo, è benissimo, siccome la norma perché non è così, allora si potrebbe tentare, proprio per quegli aspetti, cioè di non il comune non va a urbanizzare, non va a portare servizio, eccetera, sarebbe proprio quello a favorire di più quei tipi di insegnamenti, perché la comunità sarebbe immediata eseguibilità, votiamo, penso unanimità lo stesso.